Buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera a tutti, mi sentite? Un cenno di conferma? Ok, bene, buonasera. Buonasera a queste signore tutte collegate in orario, Mariana, Beata, Sara. Siete fantastiche, tutte, tutte puntualissime al webinar, sempre online, bravissime. Allora, intanto cominciamo a, a parlare della, della nostra conferenza internazionale del 9 giugno. È l'opportunità che capita solo una volta nella nostra vita, sì, perché comunque è un evento internazionale organizzato da Beata. In primis, e in questo evento ci saranno dei direttori di Capital, di Skyway Capital, quindi è importante la partecipazione di tutti e l'invito a tutti di portare persone a vedere questa grande opportunità che si sta sempre più espandendo in tutti i paesi del mondo mondo sempre più opportunità ci saranno per lo sviluppo tecnologico ma non solo tecnologico sviluppo di lavoro sviluppo di turismo nello spostamento attraverso queste linee competitività da parte delle aziende e dei paesi che eh, sposano questa tecnologia peschiera del garda italia skyway capital international conference il 9 giugno 2018 Fate adesso abbiamo il, il focus sul, sulla scadenza dell'11 aprile eh, dove ci sarà il passaggio dalla fase 10 alla fase 11. Tuttavia eh, l'obiettivo importante è eh, avere una grande partecipazione a questa conferenza internazionale. Da settimana prossima cominceremo eh, già a iscriverci, a prenotare gli eh, inviti, in modo che riusciamo a creare un, una bella eh, conferenza dove tutti possono avere la possibilità di fare domande ai direttori commerciali e, eh, a, e avere la visione su quanto possa essere eh, lo sviluppo in questi prossimi anni di Skyway. Vediamo intanto un piccolo filmato in modo da riprendere consapevolezza del, di, di tutto quello che è Skyway. Vediamo un attimo quale possiamo fare. Questo qua. Sì, avete visto il, il filmato di Skyway, è sempre bello rivedere queste immagini perché ci danno forza nel, nella nostra divulgazione di questo progetto. Skyway è la nuova generazione di trasporto, eh, vediamo questa sera eh, siamo al post vacanze, quindi dobbiamo un attimo riprendere consapevolezza di tutto. Quello che è l'obiettivo in primis, che è quello del cambio di fase, dalla fase 10 alla fase 11. Cosa significa? Significa che eh, sono stati raggiunti gli obiettivi eh, nello sviluppo eh, dei lavori e gli obiettivi che sono stati eh, definiti nel business plan eh, nel 2014, quindi dopo quattro anni è stata raggiunta la fase 10. E... Oltre a aver raggiunto gli obiettivi di eh, esecuzione lavori, gli obiettivi di, eh, di sviluppo, eh, chiaramente c'è anche l'obiettivo della distribuzione delle quote di partecipazione al progetto. E, e questo obiettivo eh, permette di eh, andare a definire eh, il numero di quote che eh, la fase 10 aveva predefinito ed è appunto una fase terminata quindi in questo momento si stanno eh, distribuendo ancora i vantaggi legati alla fase 10 ossia eh, con un dollaro eh, versato per eh, sostenere il, lo sviluppo dell'ecotecno park si ottengono dalle eh, 75 alla 170 a 175 quote di partecipazione. Cosa sono? Altro non sono che del, un contro, diciamo, una, un, eh, non è neanche un controvalore, è una controparte del, del, di quello che versiamo, eh, per poi avere un, un controvalore effettivo, effettivo nel momento in cui queste quote di partecipazione diventano tutti gli effetti delle azioni. Quindi di per sé eh, l'operazione eh, di eh, donazione di, queste, di questi fondi altro non è che una, un equity, cioè un'equiparazione in termini di quote di partecipazione. Queste quote chiaramente eh, verranno convertite in azioni nel momento in cui Skyway deciderà eh, la data ufficiale per entrare nel mondo del mercato azionario e questo eh, sarà eh, specificato e ben definito nel momento in cui Skyway avrà tutti gli elementi per dire è il momento opportuno, il momento giusto. Le quote di partecipazione della fase 11 saranno eh, quote distribuite con uno sconto che si riduce di circa il 25-30% a seconda poi del, dei fondi che vengono erogati. Vediamo un pochino quindi il mercato, eh, il mercato chiaramente lo conosciamo eh, abbastanza, il progetto Skyway è diventato uno dei progetti eh, più importanti del XXI secolo. Eh, riassumiamo un pochino le potenzialità e i vantaggi che ci sono e l'opportunità chiaramente eh, del business con Skyway Capital. Qui notate eh, alcune, alcuni se segmenti di mercato che eh, hanno eh, vissuto nella storia un'enorme trasformazione eh, dall'idea allo sviluppo tecnologico. Ci sono, in qualunque settore noi andiamo a considerare questo sviluppo ci sono enormi trasformazioni. Se prendiamo in esame, faccio un esempio, quello del del settore finanziario monetario si parte dal baratto per poi arrivare alla alla moneta eh, stampata cartacea per, per poi passare alle carte di credito le carte di credito che eh, in sostanza eh, riassumano eh, chiaramente il chiaramente il, il modo di convertire di trasformare di, di il, il commercio monetario in un commercio eh, se vogliamo virtuale elettronico per poi infine oggi eh, di recente parlare di monete digitali le cripto le cosiddette criptovalute eh, su cui anche skyway sta eh, lavorando studiando in modo approfondito eh, in modo approfondito e eh, si sta eh, parlando di una imminente entrata in questo settore eh, dal punto di vista anche di skyway perché perché eh, non tanto la criptovaluta inizialmente ma è la eh, è la eh, chiaramente la blockchain che farà da padrone per queste cose eh, perché chiaramente la blockchain è la tecnologia eh, con la quale si possono trasferire enormi quantità di dati in modo eh, pubblico, certificato, condiviso e eh, ufficializzato. Quindi eh, se noi dobbiamo eh, gestire delle reti di eh, trasporto con enormi quantità di dati eh, che riguardano le merci, i passeggeri, eh, la gestione degli de, 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 de snodi, dei dispositivi, dei mezzi di trasporto e così via, è fondamentale avere l'utilizzo e sfruttare quest, quella che è la blockchain. La blockchain è, un, è una tecnologia, un, un processo algoritmico che viene utilizzato proprio per questo scambio di informazioni e eh, il caso particolare de, dell'applicazione della blockchain è appunto eh, quello della creazione della criptovaluta, della moneta digitale. Quindi Skyway ha necessità, anzi non ci sono progetti uguali che eh, utilizzeranno la blockchain come Skyway, in particolar modo siccome eh, l'interesse eh, è molto diffuso e, e se ne parla sui giornali, sulle televisioni, eh, dello, eh, dello sviluppo e della diffusione della blockchain e quindi anche della moneta, della criptovaluta, del bitcoin che è stato il primo diciamo sistema di monetizzazione virtuale utilizzato e, e quindi essendo il primo è quello più eh, diciamo eh, sviluppato eh, in questi anni e quindi ha preso un valore enorme. Quindi c'è un forte interesse di, in que, verso questa tecnologia, anche tutti gli stati cercano di sfruttare questa tecnologia che è, non, è più una, ehm, non dovrebbe essere più un sistema centralizzato ma decentralizzato e quindi a portata di tutti quelli che vogliono entrare in questi sistemi. Distribuiti e condivisi. Quindi, nel eh, settore finanziario, economico e eh, monetario c'è un forte cambiamento. Così come in altri segmenti, in altri settori, eh, a partire dall'automobile, eh, dalla, dall eh, con l'invenzione. Del primo veicolo di henry ford arrivare all'ultima generazione di tecnologia dove si sta studiando mezzi senza senza il conducente eh, mezzi senza conducente ma qui ci si va a scontrare tra eh, le strade con conducente e eh, c'è stato eh, anche c'è anche un articolo non c'è stato c'è un articolo sul nostro account personale di Skyway dove si parla che eh, siamo ancora molto indietro sul fatto di avere un trasporto senza conducente ma con sistemi di controllo automatizzati per evitare incidenti e Skyway si sta direzionando su infrastrutture che possono eh, essere sviluppate senza conducente ma infrastrutture dedicate solo a mezzi senza conducente, non mescolando eh, sulle, sulle strade mezzi con conducente e non conducente, perché ci sono delle dinamiche e eh, delle problematiche non facili da, eh, da gestire e, e quindi da programmare. Comunque sì, anche nel settore eh, automobilistico ci sono enormi sviluppi tecnologici, poi possiamo parlare di qualsiasi cosa, dalla macchina fotografica con rullino alla macchina digitale, al, al telefonino, ai computer, eh, alla distribuzione dell'energia elettrica eh, sviluppata da fonti non rinnovabili, eh, a quelle di oggi rinnovabili e via dicendo. Quindi c'è un forte, forte cambiamento. Il cambiamento eh, che anche Skyway, eh, come con il leader Uninsky, Anatoli Uninsky, ha eh, visionato negli anni 70. Negli anni 70 la visione di Uninsky era proprio quella di avere un trasporto sopraelevato da terra, da tre metri in su, in modo da poter ribonificare i terreni asfaltati cementificati che in questi 20, 30, 40 anni eh, l'uomo è riuscito a strappare all'agricoltura, all ai terreni coltivabili, ai boschi e, e così via. Quindi 40 anni fa l'ingegnere Nato Lininski ha avuto l'idea di creare un dispositivo per trasmettere in orbita Sollevare in orbita i, eh, le merci eh, senza l'utilizzo dei razzi a propulsione, ha avuto del, dei premi eh, e, nonostante eh, tutto, è, eh, ha un background molto molto importante. È autore di più di 140 invenzioni, eh, 18 libri, 200 articoli scientifici, perché 140 invenzioni? Perché chiaramente ha spezzettato tutto il suo progetto nella sua completezza in tanti brevetti in modo da, da renderlo più difficile da eh, copiare e, e soprattutto poi anche perché il, il progetto in sé è molto articolato non c'è solo un componente ci sono le infrastrutture i dispositivi che i veicoli che, che attraversano queste infrastrutture eh, la gestione e, e via dicendo ha avuto grossi riconoscimenti a livello internazionale ed è eh, molto molto riconosciuto a livello appunto internazionale ehm, nel settore invece dei trasporti su rotaia abbiamo anche qui un enorme sviluppo dalla locomotiva a vapore e quindi eh, utilizzando il carbone al mezzo elettrico al treno sospeso eh, a lievitazione magnetica, per poi arrivare al sistema di, eh, di veicoli automatizzati con un sistema di gestione e di controllo che riduce al minimo la sicurezza, eh, no, diciamo i rischi del degli incidenti. Qui invece abbiamo eh, le, le situazioni e i problemi che eh, l'uomo è riuscito a generare. Eh, nel, su, nel, nel mondo ci sono sempre più eh, incrementi di eh, macchine sulle strade, sempre più persone eh, vivono nel pianeta, c'è una crescita a livello mondiale, eh, crescita demografica. Eh, caso vuole l'Italia che è il fanalino di codice per le, le nascite ma tuttavia negli altri paesi c'è un'enorme crescita demografica, c'è bisogno di infrastrutture eh, le infrastrutture che non sopportano l'energia potenziale dei mezzi, dei veicoli che, eh, che, che si muovono sulla, sul territorio eh, creano eh, diciamo eh, congestioni, creano incidenti creano inquinamento e quindi la tecnologia ci ha portato a un, a un collasso un collasso appunto che è diventato un, un problema numero uno da risolvere la tecnologia Skyway è in grado di risolvere e superare questi ostacoli in che modo attraverso un sistema innovativo che si adatta perfettamente a qualunque tipo di eh, territorio si muove in massima sicurezza il più velocemente possibile ehm, anche in luoghi inaccessibili come fanno vi, vi chiederete ma per come fa eh, skyway arrivare in luoghi inaccessibili se ehm, se chiaramente non è in grado di è eh, eh, appunto essendo inaccessibile come fa eh, skyway a essere installato allora, Proprio oggi è arrivata la notizia importantissima che all'Eco Festival Uninsky presenterà un'innovazione tecnologica che non esiste al mondo ed è un, eh, è un, drone, un drone che può sollevare tonnellate, eh, tonne pesi di tonnellate eh, per trasportarli in, appunto, in luoghi inaccessibili. E che va a sostituire l'elicottero, che è ovviamente un mezzo eh, che si può muovere solo attraverso il, le persone umane. Quindi, anche qui, Uniski sul volo ha eh, creato una tecnologia che non ha bisogno delle persone che rischiano la vita su lavori eh, in, in luoghi inaccessibili. Quindi, è importante. Importante eh, che in questi casi la tecnologia superi il lavoro dell'uomo proprio per salvare vite umane che rischierebbero la vita tutti i giorni in lavori molto rischiosi. Minimo impatto ambientale, perché non c'è bisogno di riportare materiali, e senza ripercussioni sulla salute, con il miglior rapporto costi-benefici. Questa soluzione di tecnologia. È indispensabile oggi, se ne sono accorte più di 50 delegazioni, eh, un po' in tutto il, il, il mondo, che sono eh, andate a Minsk a visitare l'EcoTechnopark. E, e quindi si parla di Skyway come un, una, una e unica in questo momento soluzione per risolvere il problema del traffico, delle, eh, delle, degli incidenti mortali. Ridurre l'inquinamento e, e quindi eh, la massima efficienza di eh, sviluppo di tecnologia per muoversi liberamente in sicurezza facendo altro mentre ci si eh, ci, ci sposta. appunto. Qui vedete una, un esempio di una, uno snodo tra due linee um, di Skyway, un'urbana e una extraurbana, che si muovono a velocità. Completamente diverse, 150 massima velocità del trasporto urbano, 500 l'extraurbano. E potete notare come le strutture, le infrastrutture sono completamente diverse: quella rigida per il, il movimento ad alta velocità, mentre la, eh, la flessibile o semirigida per l'unibus, che è il mezzo eh, che eh, si muove a una velocità più bassa. Chi sono i competitor, i competitor sono chiaramente eh, Hyperloop eh, che è un treno eh, che si muove anche a velocità superiore ai 1000 km orari, ha eh, comunque eh, eh, notevoli svantaggi rispetto a Skyway perché? Perché costa molto, eh, è un, ancora un prototipo, costa molto eh, e soprattutto nonostante la grande velocità ha comunque dei tempi di latenza di partenza e di arrivo ehm, che eh, riducono la sua la, alla fine la, il suo, la sua velocità nel, nel tempo di, di partenza e di arrivo rispetto a uno skyway che va a una velocità inferiore anche 500 km/h ma che eh, ovviamente diventa ehm, diventa eh, molto eh, molto importante eh, per il semplice fatto che eh, eh, chiaramente nei tempi di partenza e di arrivo Skyway è molto più performante rispetto a un Hyperloop. Hyperloop chiaramente è una tecnologia che costa molto di più di Skyway. Eh, fate un, questo paragone, un Chilometro di linea di Skyway costa dai 3 ai 7 milioni di dollari. E un chilometro di Iperloop costa 100 milioni di dollari. Quindi è impensabile una rete eh, su globale, mondiale di Iperloop, eh, anche perché ha bisogno di, eh, di diciamo, eh, linee dire diritte senza fare troppe. Sali, scendi e mh, può essere utilizzato sottoterra, ma eh, ovviamente sottoterra sappiamo tutti che ci sono dei grossi problemi, soprattutto nell'attraversamento delle città, e quindi diciamo che Hyperloop è, eh, ha degli aspetti molto molto negativi rispetto a, a una tecnologia come Skyway. SkyTran è una tecnologia israeliana che è sovvenzionata dalla NASA. È una tecnologia che ha una velocità simile a quella di Skyway, ma è fondamentalmente eh, legata a dei tratti eh, rettilinei eh, e non disconnessi, come può essere eh, il vantaggio di Skyway nell'attraversare eh, luoghi appunto inaccessibili. Ecco, nel panorama mondiale, gli economisti parlano di un segmento di. di di lavoro di skyway intorno al 50 per cento e eh, il restante 50 per cento suddiviso tra iperloop eh, e sky ecco qui vedete alcune caratteristiche eh, la velocità eh, skyway 500 il, il treno a levitazione magnetica quello per intenderci giapponese 600 km orari iperloop fino a 1300 km orari sky tram 240 km/h. Va, va premesso anche che c'è già una, una versione di Skyway a 100 km/h a livello teorico di, eh, da parte di Uniski. Sicurezza in generale abbastanza alta per tutte le tecnologie: l'iperloop, un pelino meno, anche per, per ovvie ragioni di velocità ma la differenza sostanziale sono anche i costi, da 3 a 8 milioni per chilometro, eh, 3, milioni di dollari per chilometro Skyway, 105 addirittura per il treno a levitazione magnetica, 100 l'iperloop e 6 SkyTran, quindi diciamo che SkyTran è quello eh, che si avvicina di più a Skyway anche se ha comunque Un'adattabilità per terreni eh, pianeggianti eh, dentro, le, dentro le città. Qui invece c'è un confronto tra eh, la, eh, il tram, o eh, diciamo così, il, il treno, il metro dove ovviamente qui i costi sono 100 milioni di dollari a chilometro confrontato a 5-7 di Skyway eh, abbiamo una velocità più bassa rispetto a Skyway 110 rispetto a 150 velocità quindi di conseguenza anche la velocità media è più alta quella di Skyway e eh, una una, un vantaggio di Skyway è quello di poter avere eh, più eh, mezzi eh, in movimento eh, separati l'uno dall'altro massimo di 15-20 secondi fino a un minimo di 2 secondi il ritorno economico il payback per intenderci quello che è il, il, il tempo per ritornare l'investimento fatto sono 5-7 anni rispetto a più di 40 anni del, del, della metro o del tram. Ecco, questi sono un pochino i confronti. Le tagli eh, partono eh, progettazione nel 1978, nel 2014 inizia la tecnologia. E in questo lasso di tempo ehm, Juninsky ha fatto diversi test, ha fatto diversi ehm, diverse eh, analisi, valutazioni, ha fatto eh, delle infrastrutture eh, testate con eh, camion militari per, eh, per fare la simulazione del carico. E poi nel 2014, dopo aver eh, esaminato, visionato eh, dei partner anche che potevano essere le banche ha capito che eh, per mantenere eh, eh, la diciamo eh, la titolarità del, del progetto era quella di eh, utilizzare una forma di crowd investing cioè quella di raccogliere fondi da parte di cittadini privati eh, eh, aziende mh, aziende che potevano eh, diciamo sostenere il progetto di costruire un che dimostrasse la, la tecnologia eh, potesse ottenere delle certificazioni per poi diffonderlo nel mondo e così è stato nel 2015 è iniziato la costruzione eh, dopo, dopo alcuni problemi legati al fatto della dell'ubicazione del del parco che doveva partire doveva essere eh, costruito in eh, in Lituania, poi c'è stato un problema che il governo, eh, il governo ha visto Junichi eh, come una spia russa, quindi è stato bloccato il suo progetto. E, e quindi, due anni fa, solo due anni fa, ha cominciato nel suo paese eh, nativo eh, e quindi è riuscito in pochi. In pochi mesi, in una ventina di mesi, a fare le linee di certificazione dell'Unibike, l'Unibus, l'Unitrack è in fase di conclusione e quindi c'è in questo periodo la conclusione della dimostrazione del, dei progetti, delle tecnologie, la certificazione, per poi passare a progetti locali di interesse in vari paesi che hanno aderito a questo sviluppo tecnologico. Appunto nel 2001 è stata costruita la prima tecnologia sperimentale a Ozeri, città situata vicino a Mosca. Questa è una fotografia del parco dove ci sono tre eh, linee, fondamentalmente, con la possibilità di muoversi, muovere quattro tipi di veicoli. Eh, la fase appunto di eh, costruzione del parco è stata appunto quella di raccogliere con dei pre-contratti per la vendita del sistema di trasporto Skyway per più di 180 miliardi di dollari, con un finanziamento pubblico e privato, cittadini e imprese, per raggiungere un finanziamento necessario per la realizzazione di 200 milioni di dollari, quindi il totale sono 380 circa 400 miliardi di dollari l'ecotecno park è su esteso in 36 ettari eh, di, di terreno vicino a marina Gorky queste sono alcune foto del, del, festival che si è tenuto a luglio 2017 dove ci sono l'unibike l'unibus l'unitrack eh, posizionati sulle linee già costruite e appunto ci sono state più di 50 delegazioni e autorità di oltre 50 paesi a eh, visionare e eh, a fare un sopralluogo su, su questo parco in modo tale da rendersi conto che eh, questo è un progetto realizzato realizzabile in vari paesi per risolvere grossi Problemi. ha creato enormi posti di lavoro, 420 dipendenti, c'è stato un raddoppio di, delle, delle risorse umane utilizzate nel, in questo ultimo anno e, e la tecnologia si sta sviluppando in un segmento di azienda. Visto lo sviluppo eh, dell'azienda in Bielorussia, ma in quest'ultimo anno è stata presa la decisione di fare una linea di produzione per i mezzi, per le infrastrutture, in modo da accelerare il più possibile la certificazione delle linee stesse. Queste sono alcune foto appunto dell'Ecotechno Park. Qui eh, viene evidenziato alcuni particolari delle linee stesse che si, si, si trovano appunto a Minsk in Bielorussia. I varie, le varie tipologie di linee sono il trasporto urbano, il trasporto merci, trasporto extra urbano ad alta velocità. Le caratteristiche principali sono la velocità e la capienza delle linee a seconda dell'utilizzo e le infrastrutture di conseguenza sono scelte in base appunto ai mezzi che, le, che devono eh, sorreggere. Pensate che il trasporto eh, passeggeri, semplicemente quello urbano, con 168 passeggeri a veicolo, Può raggiungere una distanza al massimo di 200 km e il traffico passeggeri fino a 50.000 persone all'ora. Qui invece vedete un confronto eh, di Skyway con altri tipi di eh, trasporto. In, in base alle tipologie di, eh, di mezzi con cui ci si può muovere. In qualunque contesto, noi andiamo a fare il confronto, possiamo notare come. Eh, eh, la, eh, la colonna legata a Skyway, quella in verde, sia sempre quella più bassa, quella che incide in, in misura inferiore rispetto a tutte le altre. Per quanto riguarda il capitale investito è eh, la metà di quello utilizzato per il trasporto ferroviario e eh, qu eh, quattro volte in meno rispetto al trasporto stradale. Per quanto riguarda l'inquinamento, eh, idem, abbiamo dei livelli molto bassi perché si utilizza energia rinnovabile, quella poca energia necessaria è eh, energia eh, ridotta in minimi termini eh, per il semplice fatto che Unisca ha ideato una soluzione dove riduce di 100 volte il, scusate, 10 volte il, la potenza di attrito e. Per quanto invece riguarda l'incidentalità nei trasporti, chiaramente eh, anche, lì, anche qui è bassa, eh, perché ci sono sistemi automatizzati di gestione e controllo della sicurezza con un antideragliamento. E quindi queste tecnologie, questi sistemi eh, eh, di eh, gestione automatizzata aumentano di parecchio il, eh, la sicurezza. Per quanto riguarda le spese di esercizio, abbiamo visto i costi di, di, di progettazione e esecuzione lavori che sono nettamente inferiori rispetto a qualunque altra linea, anche già presente e installata, eh, rispetto a Skyway. Mentre, per quanto riguarda le spese di esercizio, anche qui sono ridotte ai minimi termini perché è un sistema automatizzato dove l'autorizzazione. La tecnologia si sostituisce all'uomo, ma non, non, si, non si sostituisce la tecnologia al lavoro dell'uomo perché l'uomo cambierà tipologia di lavoro, quello della gestione e controllo, non più direttamente interessato nel, nel lavoro, ma è eh, fondamentalmente una figura di gestione e controllo. Okay. Qui vedete una slide molto interessante per farvi capire come cambierebbe radicalmente la, eh, lo sviluppo eh, del, dei, delle linee di, di trasporto. Infatti una linea tradizionale, che può essere quella di una strada, autostrada, tangenziale, ha bisogno di una serie di lavorazioni di questo tipo di materiale. E eh, per la realizzazione di un metro quadro costa 1.500-2.000 dollari. Eh, lo stesso metratura, lo stesso metro quadro, se pensato in un contesto di utilizzo del, eh, delle linee aeree anziché eh, ter eh, territoriali sul terreno, eh, e quindi eh, vedere il, il, ter il territorio come ribonificato costerebbe semplicemente 30 dollari e questo ci permette di far notare che la visione di Unischi è quella di eh, portare l'industrializzazione in secondo livello mentre al primo livello quello di riportare la natura e eh, eliminare l'inquinamento che oggigiorno è molto molto pesante. Qui ci sono alcuni componenti della tecnologia Skyway. I pali di stiramento, il complesso della stringa, eh, l'unibus e eh, tutte queste tecnologie messe insieme con sistemi di sicurezza eh, all'avanguardia si, possono permettere di avere un'infrastruttura tecnologica che eh, non ha eguali in questo momento. E da un punto di vista anche della sicurezza, è 10 volte più sicuro rispetto a qualsiasi altro sistema. Qui alcuni esempi di, eh, di mezzi di, di movimento, l'unibus di due stringhe, grande potenza, massima velocità 150 km/h, numero di passeggeri 168 persone, abbiamo detto che può trasportare 50.000 persone all'ora. L'unibike eh, invece è il primo mezzo che è stato certificato e installato eh, nel, nel, nel parco eh, di Minsk, è un mezzo che può essere utilizzato anche eh, a livello ecologico pedalando, quindi il cliente che utilizza questa linea può avere uno sconto sul, sull'utilizzo del, del mezzo proprio. Eh, aiutando il mezzo stesso a muoversi attraverso uh, un'energia che è quella fisica del cliente stesso e naturalmente in che termini verranno generati questi sconti eh, pedalando si possono eh, diciamo, produrre eh, delle anche se vogliamo possono essere assegnate al cliente delle monete digitali in base a quanta energia viene eh, rilasciata nel pedalare con questi mezzi. Questi generalmente sono mezzi utilizzati per le linee eh, turistiche o eh, cittadine. Altro esempio importante che è, è quello dell'unitrack. L'unitrack è un dispositivo tra, che trasporta imballaggi, eh, prodotti finiti eh, da un polo industriale all'interporto eh, all dove può essere eh, una nave, può essere un punto di, eh, di smistamento delle merci attraverso il classico trasporto merci con camion, spedizionieri o eh, altrettanto esempio molto importante, tipico, è quello di, eh, um, di un container che può essere eh, trasportato attraverso delle, eh, degli, degli unitrack eh, fatti ad hoc per il trasporto dei container in, in, che vanno a sostituirsi al mezzo eh, di trasporto su gomma. Questo permette di ridurre i costi, i tempi di consegna, i rischi delle vite umane che sono tutti i giorni sulle strade. Questa è la la rotaia innovativa corda principalmente ha un elemento centrale che è un fascio di fili di acciaio che sono tesi. Questa tensione ci permette di avere una eh, linea continua dove non ci sono vibrazioni, eh, interruzioni e quindi il mezzo si muove eh, in modo liscio senza eh, vibrazioni e senza eh, ripercussioni eh, nel tempo. Nel di percorrenza da parte dei, dei, delle persone che ci ci sono sopra questa è una fotografia di una parte di linea all'ecotec park è il giro eh, è la linea chiusa ad anello dove si torna indietro qui vedete alcune applicazioni per la produzione di energia rinnova ah. un'altra foto dell'unibus eh, L'Unibus, dove ci sono Sergei Sibiriakov, che è un direttore commerciale di Skyway Capital, e Uninsky in persona che eh, sta controllando i lavori di sviluppo. Questo è l'Unitrack sempre all'Ecotecno Park in fase di collaudo e di, e di testing. Questo invece è una simulazione di un trasporto merci nel polo industriale. Qui vedete. Come eh, Skyway è una soluzione unica, veloce e poco costosa per, anche per i porti, quindi eh, c'è la possibilità di mettere in sicurezza le navi eh, merci eh, attraccandole mh, lontane dai porti, in sicurezza, in modo veloce eh, sia in carico che scarico. Questa è invece è una simulazione di una, di una mh, linea Skyway con gli Unibus in un contesto cittadino dove l'impatto è molto molto limitato. Quindi con tutto questo sviluppo in questi ultimi due anni a Minsk, anche del, della scelta di fare un'azienda eh, un per la linea di produzione, ha portato a una crescita esponenziale del numero di risorse presenti all'interno dell'azienda stessa. 400 120 persone, 15 uffici di progettazione uniti con più di 100 costruttori. Qui vedete alcune foto degli operai specializzati che eh, si lavorano sui test del, dei, degli abitacoli e, eh, e quindi c'è un enorme sviluppo. Il Ministero dei Trasporti russo ha ufficialmente riconosciuto Skyway come una tecnologia innovativa, ci sono tanti certificati importanti come il certificato TUV che è uno dei certificati più importanti a livello europeo per la gestione dei sistemi secondo l'ISO 9001-2015 e questo è stato assegnato a Skyway Technology, appunto la società che si occupa dell'innovazione e sviluppo tecnologico. Skyway Technology è, è entrato proprio il 16 febbraio anche nell'UITP, nel altro non è che l'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico. Quindi Skyway è, è entrato eh, a tutti gli effetti in questa, eh, in questa um, associazione di eh, imprese dei trasporti. Quest'anno Skyway, così come l'anno scorso, ha intensificato la presenza nelle fiere perché è fondamentale far conoscere il brand, il prodotto, la tecnologia. Questa è la fiera Minsk del 2017. Skyway è la fiera di Jakarta, Indonesia, proprio 10 giorni, 15 giorni fa. Dopo averla fatta nel 2000, marzo 2017, ha replicato quest'anno. Nella tra eh, una settimana sarà presente alla fiera eh, negli Emirati Arabi e qui abbiamo una grossa novità, una grossa notizia che è quella in cui ci sarà presente eh, nell'esposizione l'Unibike e ci sono grosse novità che non, non possiamo ancora enunciare, non sono ancora ufficializzate, ma ci saranno. Importanti notizie che arriveranno da, dal paese, dagli Emirati Arabi, che sono, è il paese eh, sul quale eh, Skyway si sta impegnando moltissimo perché è uno dei primi paesi che ha sostenuto questa, questi progetti, questa tecnologia. A settembre ci sarà la Fiera Mondiale dell'Innotrans a Berlino, dove sarà presente un. Eh, eh, L'UniBas, uni, il primo mezzo per l'alta velocità, quindi appuntamento all'InnoTransit dal 18 al 21 settembre 2018, appunto. Quest'anno molti paesi hanno eh, fatto dei preordini per l'utilizzo della tecnologia Skyway. Eh, Unisca ha ribadito quest'anno che eh, saranno ultimati tutti i test e tutte le certificazioni. Perché eh, deve, essere, eh, deve essere lanciato eh, lo sviluppo eh, a tutti gli effetti di, di almeno 10 progetti che sono già pronti per essere eh, sviluppati a livello territoriale nei paesi che comunque hanno già dato l'adesione, la, quali Skyway a Abu Dhabi, un progetto in Al-San, Pietroburgo per una stazione integrata con le altre linee di trasporto, e Australia, dove Roduc fa il portafoglio per la delegazione in Australia di Skyway, Roduc è l'ex ministro dei trasporti che ha eh, contrattualizzato eh, progetti per 40.000 km di linea intorno all'Australia eh, con un valore di circa. 57 miliardi di eh, dollari australiani. La città di Adelaide è un progetto pronto per l'Università di Flinders dove comincia presto la prima costruzione. Mancano solo piccoli dettagli di certificazione. L'anno scorso, a febbraio, è stato contrattualizzato un importante progetto eh, suddiviso in tre parti per un totale di 922 miliardi di dollari. Quindi anche l'India ha notevoli problemi, grossi problemi di infrastrutture, soprattutto quando ci sono grosse inondazioni, quindi quando ci sono problemi a livello ambientale, quando la natura si ribella all'uomo, Skyway deve superare queste barriere, quindi inondazioni, terremoti, venti forti, Skyway può sopportare... Grandi forze legate a questi fenomeni intensi della natura. Eh, Yunus, che ha visitato anche il Dalai Lama l'anno scorso, ha avuto un parere favorevole per queste linee, che non impattano sull'ambiente, anzi, eh, rendono il trasporto inquietante nell'ambiente nell stesso. L'obiettivo è, eh, a parer mio, eh, una del, delle motivazioni per cui mi ha spinto a diffondere questa eh, cultura eh, di, di possibilità di muoversi eh, attraverso eh, lo sviluppo di Skyway in Italia. Eh, attraverso il crowdfunding, quindi, si possono raccogliere fondi per sostenere l'Ecotecnopark, e il trampolino di lancio per la diffusione della tecnologia nel mondo. Eh, lo sviluppo in Skyway Italia si sta portando avanti attraverso progetti pubblici ma anche privati e, e ci può essere la possibilità anche di produrre le infrastrutture edifici per smart city e componentistica da parte di aziende italiane in partnership con Skyway con materiali innovativi. Eh, ovviamente ci sono delle... Eh, delle collaborazioni importanti con l'università, tra le quali una tra tutte è l'Università di Minsk, che ha stipulato un accordo con l'UNIC per eh, sostenere lo sviluppo di materiali innovativi. E quindi c'è uno sviluppo anche di lavoro specializzato da parte di operai che eh, si, eh, eh, si specializzano su queste tecnologie. Perché Skyway può cambiare la nostra vita? Può cambiare la nostra vita per il modo di vivere, cioè, può essere una tecnologia a supporto del, di come muoversi più in sicurezza, in modo più veloce, eh, senza attese, senza ingorghi, senza inquinamento, ma è, se vogliamo, anche eh, la possibilità di cambiare vita da un punto di vista economico. Eh, perché? Perché se noi sosteniamo il progetto EcoTecnopark, Eco Park che è il volano per lo sviluppo nel mondo della tecnologia, questo fa farà sì che le quote di distribuzione da parte di Skyway verso i cittadini, verso eh, le persone che sostengono il progetto di, di ultimazione ormai per così dire de dell'Ecotechno Park, questo ci permetterà di avere un grosso vantaggio perché queste quote di Skyway eh, raggiungeranno un valore molto importante eh, che è quello di un dollaro eh, nel momento della eh, quotazione in borsa. Oggi questa quotazione vale 0,012 dollari, eh, il, eh, la prossima settimana si passerà a 0,018 dollari, quindi eh, da 12 a 18 eh, centesimi di dollaro e questo permetterà di aumentare il valore ad ogni fase che si arriva alla fase 15 in cui il valore sarà nominale di un dollaro naturalmente oltre alla, al valore della quota in sé ci saranno anche eh, distribuzioni di dividendi da parte della società in proporzione proporzionati al numero di, di eh, di quote barra azioni che si avranno in quel eh, momento e si diventa coproprietari di una società globale eh, con una proprietà intellettuale molto importante perché si lavora su tecnologie innovative non ancora presenti. Unisca ha enunciato proprio eh, per l'eco festival di, di, di luglio, luglio-agosto, perché avremo la l'ufficializzazione della data il primo di maggio e, e ha eh, anticipato che ci saranno tecnologie innovative in esposizione al Festival tra le quali un'automobile elettrica che lui ha progettato perché ha promesso a eh, persone con, eh, che sono diversamente abili eh, che eh, potranno salire su questa macchina senza Togliersi eh, da, a sedere da una carrozzina eh, e altri mezzi importanti per l'installazione in infra delle infrastrutture attraverso dei droni che eh, potranno sollevare pesi di tonnellate, di, eh, eh, di tonnellate appunto, eh, e che si andranno a sostituire. Per così dire, a quei mezzi che sono gli elicotteri. Quindi si va a creare una tecnologia che necessita di, un, ovviamente di una gestione, un lavoro eh, umano, ma non eh, direttamente sul mezzo stesso, ma eh, eh, nella gestione da remoto di questi mezzi. Chi partecipa al progetto Skyway può essere diretto interessato a, a sostenere lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo delle certificazioni con eh, appunto un, una donazione, ma può anche eh, parlare di questo progetto ad altre persone che a sua volta hanno la possibilità di entrare in questo progetto. L'azienda riconosce delle, dei bonus a queste persone che potranno utilizzare per eh, comprare, eh, comprare, per eh, diciamo non comprare, ma eh, devolvere delle quote eh, di denaro che ci per, che permetteranno di avere in cambio delle quote di partecipazione eh, in, in azienda. Il gruppo Skyway è stato eh, programmato per avere diverse società con obiettivi diversi Skyway Technology serve per lo sviluppo tecnologico per, per lo sviluppo delle linee di produzione dei, dei test eccetera eccetera mentre la Global Transport Investment si occupa della raccolta fondi tra cui abbiamo l'Euroasian Rail Skyway System Molding 1 e System Molding 2 che sono società che operano nella distribuzione delle quote eh, di partecipazione a Skyway. Eh, c'è la UNICI Corporation a cui fa capo UNICI, che, per, che permette di eh, coordinare tutto quello che è eh, il sistema eh, economico, finanziario e tecnologico. Poi c'è la società eh, che raccoglie i fondi di brokeraggio for Skyway Invest Group, suddivisa in due... Eh, tipologie di, eh, di società che hanno l'obiettivo, eh, il fine di raccogliere fondi e se vogliamo anche sviluppo di infrastrutture sui paesi di interesse. Ci tengo a dire che sviluppo perché, perché eh, non è solo raccogliere fondi per eh, creare l'ecotecnopark che sarà poi eh, il mezzo di supporto per la vetrina nel mondo. Eh, e quindi per lo sviluppo della tecnologia nel mondo, ma anche eh, per, ehm, per avere la possibilità in quei territori locali eh, di studiare soluzioni vincenti anche con tecnologie Skyway eh, diversificate da quelle tradizionali. Qui vedete uno schema dove praticamente abbiamo 400 miliardi di dollari eh, l'operazione economico-finanziaria, eh, una parte sono raccolti dai preordini, abbiamo visto in precedenza, circa 180 miliardi di dollari, altri 200 miliardi con la raccolta fondi attraverso il crowd investing. Quindi una parte di queste quote vengono, eh, vengono raccolte con la Uniski Corporation che a sua volta eh, utilizza eh, la raccolta fondi e la distribuzione delle quote dalla eh, euro -Asian Rail Skyway System ODIN 2, che ha un'operazione eh, di raccolta fondi pari a 73 miliardi e 492 milioni eh, di dollari. Siamo circa a 61 miliardi di dollari l'ultimo aggiornamento, quindi mancano poco più di 12 miliardi di quote, mentre invece eh, dall'altra parte nella ERSS abbiamo una eh, manovra finanziaria di 60 miliardi che eh, siamo, eh, eh, siamo alla soglia di 57 miliardi, quindi manca pochissimo alla conclusione della raccolta fondi diciamo che la raccolta fondi per l'Ecotecnopark Park è quasi ultimata perché l'ultima linea di, prevista che era di 15-16 km per eseguire i test dell'alta velocità eh, verrà eh, diciamo chiusa a eh, una, una linea molto più ridotta per il semplice fatto che eh, si è scelto di fare la linea ad alta velocità su altri paesi non quello eh, bielorusso probabilmente per eh, ottimizzare i costi i tempi eh, anche perché sull'ecotecnopark park sono già eh, installate le linee delle varie tipologie eh, dell'unibike unibus e unitruck e anche la struttura rigida che potrebbe sostenere l'unibus ad alta velocità. Quindi diciamo che siamo al, a una fase molto importante. Perché, eh, perché in questo momento è fondamentale per chi conosce il progetto Skyway, ma anche chi non lo conosce, fateglielo conoscere, è importante eh, sostenerlo perché chiaramente siete a, molto vicini al raggiungimento dell'obiettivo con un enorme vantaggio di poter eh, avere delle quote di partecipazione. Eh, la fase 10 è in fase di eh, ultimazione, l'11 aprile si passerà in fase 11 e le quote che si prendono in fase 10 sono un 25 30 per cento in più rispetto a quelle che si otterranno in fase 11 faccio un esempio il pacchetto eh, il pacchetto vediamo un po eh, il pacchetto di eh, 1000 dollari che mi genera 85 Quote di partecipazione per ogni dollaro 85 o 95 a seconda se soddisfo due requisiti, uno dei due. Il fatto di eh, pagare rateizzato e la prima rata doppia, quindi la prima rata anziché 100 dollari la faccio di 200, aumento di 10 quote di partecipazione in più ad, ad ogni dollaro. Quindi totalizzo 95.000 quote per un pacchetto da 1000 dollari. In fase 11 non saranno più 95.000, ma eh, scaleranno del 25% circa, quindi saranno dalle 70 alle 75.000 quote, quindi notevolmente più basso. Questo significa che aumenta di valore intrinseco la quota di partecipazione. Chiaramente eh, Sottolineo questa cosa, il valore intrinseco perché la quota di partecipazione a tutti gli effetti non è un prodotto finanziario, lo ripeto sempre: non è un prodotto finanziario perché non ci sono garanzie. Una cifra che può essere 100, 1000, 10 10.000, 100.000 è, è soggettivo, ma quello che posso eh, ottenere è un grande vantaggio perché questa cifra potrà moltiplicarsi per 10% volte il valore che io ho versato. Quindi eh, consiglio tutti di prendere delle quote, qualunque numero esso sia, eh, perché perché avere delle quote di Skywee in questo momento, in questa fase, a un prezzo così eh, praticamente eh, minimo, non, non sarà più eh, possibile quindi una volta finita la fase 10 si passa in fase 11 non ci sarà mai più un ritorno alla fase 10 perché ogni fase prevede una distribuzione di quote di partecipazione finito nella fase 11 saranno 4 miliardi di quote una volta che sono distribuite questi 4 miliardi di quote si passerà alla fase 12 la fase 12 naturalmente avrà una distribuzione di 3 mh, miliardi e mezzo e così via, fino ad arrivare alla fase 15. Quindi eh, questo momento non si ripeterà mai più, mai più perché la tecnologia sta andando avanti, lo sviluppo sta andando avanti, è un processo di crescita, di distribuzione e eh, le persone che hanno eh, presente questo progetto non possono, a mio avviso, rimanere fuori. Da questo progetto stesso. Ci sono diverse possibilità, ci sono le possibilità di entrare con eh, anche con pacchetti dedicati ai vostri figli, ai nipoti. Eh, perché questo grosso vantaggio? Uno, perché date un futuro eh, sereno e, e, e ottimizzante per le generazioni future. In secondo luogo, perché avete una promozione più grande e eh, la cosa bella è che eh, Uninsky ha pensato anche alle generazioni future per avere un futuro più roseo con una tecnologia che genererà eh, valore, eh, economia, lavoro e eh, innovazione. Ci sono pacchetti anche dedicati al, all'ambiente perché chiaramente chi prende pacchetti da 5.000 dollari, devolvendo 5.000 dollari, c'è la possibilità di eh, piantare alberi nell'Ecotecnopark. Due anni fa, quando io ho iniziato questo progetto, ho partecipato per sostenerlo. L'Ecotecnopark è un deserto di terra arida dove c'erano tre pali di, eh, di infrastruttura e, e null'altro. Oggi sono stati eh, piantati più di 10.000 alberi. Quindi ogni, ognuno di noi eh, può avere il nome segnato su un albero ma anche all'interno del museo che, che Uninsky ha eh, progettato per far vedere la storia di Skyway. Ci sono tanti pacchetti, chiaramente eh, c'è la libertà di scelta, eh, io dico sempre eh, in, entrate nel progetto, sostenete l'Ecotecnopark che ci porterà un grosso volano di valore aggiunto alle quote che noi eh, possederemo. Eh, ma quello che conta è partecipare con una quota che non, non vi serve domani, cioè è soggettivo, eh, può essere 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, poco importa, l'importante è che sia il vostro standard che non sia oltre quello che, 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 non, che vi serve tutti i giorni. Insomma. Ci sono anche poi dei pacchetti. Dedicati ai partners, chi sono i partners? Quelli che hanno delle commissioni da poter utilizzare per comprarli, eh, ci sono delle promozioni eh, migliori perché appunto l'azienda premia chi eh, sostiene il progetto anche con i bonus che l'azienda stessa riconosce alle persone eh, che parlano di questo progetto. Il... Eh, Vorrei sottolineare che il pacchetto da 250 dollari generalmente è un pacchetto eh, a portata di tutti, anche degli del, delle studenti che non lavorano, perché eh, 250 dollari suddivisi in 10 mesi sono 25 dollari al mese, 20, poco più di 20 euro eh, al mese, eh, ma potete pensare che con 250 dollari avrete 18.750 quote. Dopo l'11 aprile queste 18.000 passeranno molto probabilmente a meno di 15.000, 14.000 quote. Qui invece avete una tabella riassuntiva dove potete acquistare eh, delle Potete acquistare delle quote di partecipazione eh, al progetto partendo anche solo da 15 dollari, una tanto, una volta sola, e eh, vi vengono riconosciute 300 quote. Man mano che salite di valore depositato per incentivare il progetto avrete uno sconto, uno sconto maggiore, quindi più quote eh, eh, a disposizione. Quindi faccio un esempio. Per 1000 dollari avete uno sconto di 90, quindi per ogni dollaro vi vengono assegnate 90 quote di distribuzione, contro i 20 per un eh, una donazione di 15 dollari. Naturalmente una volta che uno ha pagato tutte le, le quote ci sono... I, ci sono i certificati si passa dal certificato di Skyway Invest Group di First Skyway Invest Group che è la, la società che, che ha sede a Londra che eh, gestisce i, i, i fondi, viene rilasciato un certificato con eh, attestata la firma di Uniski Corporation che eh, vengono questi soldi convogliati nelle quote. E queste quote poi vengono definite, stabilite nel, nel certificato finale che noi possiamo chiedere in, in, in via cartacea all'Euroasian Skyway Invest Group eh, System Holding Limited uno o due a seconda se eh, le quote vengono assegnate nel, pacchetto, eh, nel primo pacchetto o nel secondo pacchetto di. Eh, di di manovra economico-finanziaria. Questi sono piccoli esempi di certificati che nel momento dello sviluppo de di un'idea, di, eh, di una società con eh, spirito legato a, a grandi eh, espansioni nel mondo, eh, sono stati eh, generati come Uninsky le ha generati per eh, Skyway. Eh, si può parlare di Walt Disney Company che prima di fare questi, questo sviluppo di questi parchi eh, ha eh, chiesto a 300 banche se eh, potevano eh, prestargli soldi per sviluppare questo parco. Alla 301 banca gli è stato detto sì. E da lì è iniziato il, il suo sviluppo del, del primo parco divertimenti a pagamento. Eh, la sua idea era un'idea un eh, bizzarra, pazzerella per tante persone in quel momento e oggi è diventato un business mondiale in molti paesi del mondo. Altri esempi, McDonald's, Yahoo, Google, Facebook. Eh, Microsoft, tutti esempi importanti di marchi eh, collaudati nel tempo. Eh, qui ci sono invece i casi di, eh, di potenzialità economiche che eh, uno può aver ottenuto se a quei tempi qualcuno avesse proposto le, le, le entrare dentro questi progetti. Eh, Sheraton investì 100 dollari sull'idea Google nel 98, oggi quei 100 dollari sono stimati a più di un miliardo di dollari, ecco questo è il senso. Attenzione a non farvi scappare l'opportunità, <ride> perché Skyway è molto di più di Google: Skyway è eh, l'internet delle cose, cioè eh, l'internet di tutto. Dalla comunicazione, dal trasporto energetico, dal trasporto merci, passeggeri, animali, eh, servizi, eh, tutto quello che potete trasportare è dentro al, al concetto, alla rete di Skyway eh, e quindi il concetto della Transnet, la rete di trasporti globale a livello mondiale. Altro esempio che potete eh, prendere in considerazione la apple dove eh, praticamente i, i fondatori eh, eh, i fondatori di apple eh, hanno, hanno avuto un enorme eh, sviluppo e quindi hanno potenzialmente ottenuto un, un, un enorme valore di capitale chi ha investito 8 dollari nel 1976 dopo 38 anni si ritrova una, una quantità di 550 mila dollari quindi l'esponenzialità di crescita in percentuale è molto di più del 1000 che è previsto per skyway Ecco, siamo arrivati alla conclusione. Eh, concludo dicendo che Skyway non è solo trasporto stringa, vedrete nei prossimi mesi, nei prossimi anni, uno sviluppo enorme di tecnologia. Eh, Unis che ha inventato quantità di brevetti e eh, quantità di soluzioni vincenti che ad oggi non conosciamo ancora, ne presenterà due all'Eco Festival che non hanno uguali, non ci sono soluzioni di questo tipo ancora in commercio o comunque eh, lanciate sul mercato e questo è un grosso valore aggiunto e quindi consiglio a tutti di mettere un piede dentro a questo progetto informate le persone fate vedere un video di skyway chiedetegli di che cosa che cosa gli è piaciuto di più che cosa ne pensano se qualcuno ha l'interesse approfondite dategli la possibilità l'opportunità di sostenere il progetto dell'ecotecno park in modo da poter entrare a essere partecipi di questo progetto perché unischi ha dato la possibilità a tutti e in questo modo la società è una società sana non ha eh, non ha dei, dei debiti da eh, pagare, quindi non ha un payback da, eh, generato da, dagli investimenti eh, che poteva ottenere dalle banche, anzi eh, Skyway è un'azienda solida, eh, sarà un pochino più lento lo sviluppo perché ovviamente deve raccogliere i fondi ma eh, non ha debiti e questa è la cosa più importante in una società eh, moderna dove ci sono già dei contratti importanti su 10, 10 progetti in vari paesi nel mondo e quindi manca solo un pochino di pazienza e attendere che gli sviluppi portano a un grosso sviluppo. Un saluto a tutti, mi raccomando, focus e obiettivo, quello di eh, portare eh, le persone a fare una scelta: quello di depositare una cifra qualunque essa sia, ma una cifra sul progetto perché farà la differenza per chi lo vorrà. Eh, e quindi un, un buona serata eh, prossima settimana. Mi raccomando, sempre, eh, sempre sintonizzati ore 21, mercoledì sera. Mi raccomando, un invito eh, di eh, coinvolgere le persone a vedere il webinar. Perché il webinar è importante per dare consapevolezza del progetto che è molto vasto, molto radicato, con de, delle, delle situazioni reali e concrete. E eh, far vedere il video e dire bene: se vuoi approfondire, c'è il webinar alle ore 21. Se uno non si che cos'è il webinar? Se uno non è tecnologico, allora parlategli a voce e a quattro occhi e un abbraccio veloce a, a quelle persone che dicono: Sì, mi piace la cosa, eh, lo sostengo anch'io, mi costa non mi costa tanto partecipare e soprattutto essere chiari e trasparenti e, e dire le cose come stanno. Non ci sono garanzie, non è un prodotto finanziario, ma c'è la grande potenzialità di avere un giorno tanto più eh, potere economico rispetto a un, a, a un semplice valore che noi teniamo in banca e che non ci, non ci rende e non ci dà garanzie eh, in un prossimo futuro. Buona serata a tutti e vi faccio vedere un ultimo filmato.